Devo farlo qui o qui? Cercate di estendere l'immagine. Ah, io no. Buongiorno a tutti e tutte, ci scusiamo naturalmente per questo ritardo dovuto, come spesso accade quando si comunica per l'appunto con questi mezzi, alla tecnologia e a disguidi che insomma possono capitare. Io quest'oggi sono particolarmente contenta e lieta, unitamente alla collega Paola Perchinunno che mi è accanto per il Consiglio dell'Ordine, alla collega Anna Lusurdo, di dare voce, ecco, è proprio il caso di dire, a un collega del nostro foro che seguo da tempo e stimo da ancora più tempo, che è Massimo Corrado Di Florio. Le ragioni sarebbero tante, occuperebbero molto tempo se le si volesse enumerare tutte. E allora, ecco, così mi limiterò a dire che c'è una comunanza di interessi e di passioni e di sensibilità come ragione fondante della stima e dell'apprezzamento dei valori di Massimo. Oggi c'è questo secondo appuntamento, il primo ha visto protagonista in un bellissimo intervento l'avvocato Varricchio, Enzo Varricchio, è un progetto work in progress, questo è il suo linguaggio, che certamente tesserà così, la propria ragnatela, mi piace definirla tale, in stretta collaborazione, sempre più stretta, tra la commissione formazione e la commissione cultura, spettacolo e sport. Prima di cedere la parola a Massimo, mi piace così regalare a voi tutti un passo rapidissimo da un libro che ho letto un po' di tempo fa di Marco Balzano, Le parole sono importanti. E c'è una frase in particolare che mi sembra possa legarsi a stretto filo con l'oggetto dello studio e dell'intervento che oggi l'avvocato Di Florio farà. E la frase è questa: l'uomo è la lingua, dunque vale la pena ricordarlo, può in ogni momento migliorarla. Io ho la convinzione che questa chiacchierata che faremo con l'avvocato Di Florio servirà a migliorare noi tutti. Grazie. Grazie all'Avvocato Guerra, grazie all'Ordine degli Avvocati, grazie all'Avvocato Perchinunno, grazie all'Avvocato Losurdo, grazie a tutti per avermi invitato a questo incontro. Mi verrebbe da dire, sono qui con un'espressione un po', diciamo così, aulica, in nome della lingua italiana, ma in realtà sto citando semplicemente un autore che è Gianluca Sposito che dir si voglia. Che insomma si è occupato di quello che viene definito un po' l'antilingua. Poi nel corso del mio intervento parleremo di questa antilingua per, come dire, ricondurla negli ambiti di una lingua speciale, di settore o di categoria che dir si voglia. Oggi parliamo della lingua per lo più degli avvocati o la lingua di avvocati. Ma insieme alla lingua di avvocati parliamo della lingua dei giudici, della lingua della pubblica amministrazione. Diciamo, questa materia è stata oggetto di varie analisi. Di certo, questo incipit non può che prescindere da un'analisi condotta dalla professoressa Vice Mottara Garavelli, che insieme ad altri ha realizzato una sorta di tripartizione dei testi giuridici dai quali partire, da quali esaminare la problematica che oggi io affronto, probabilmente anche indegnamente. È una tripartizione che viene a individuare la lingua secondo, come dire, il tipo di lingua che viene adoperata. E quindi dobbiamo riferirci a testi normativi, testi interpretativi e testi applicativi. Mi spiego.
I testi normativi intuitivamente sono per esempio le leggi, il linguaggio usato dal legislatore tout court, il linguaggio usato dal legislatore della nostra preziosa Carta Costituzionale. I testi invece interpretativi, al di là della intuizione, non sono quelli contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, cioè non sono quelli che si appartengono al linguaggio usato dai giudici, sono quelli che invece si appartengono al linguaggio usato dalla dottrina, dalle lezioni ex cattedra oppure dalle notazioni a sentenze. La terza categoria, ovviamente non esiste una graduazione in ordine di importanza, è rappresentata dai cosiddetti testi applicativi, che sono appunto le sentenze, le ordinanze, provvedimenti giurisdizionali in generale, l'attività difensiva che si svolge attraverso memorie, atti difensivi in generale, e l'attività dei privati, testamenti, procure, contratti. Ora mi piace evidenziare che diciamo, i giuristi in generale hanno una straordinaria tendenza, che è quella di complicarsi la vita, cioè adorano in realtà la complicazione e adorano complicarla soprattutto nel momento in cui esercitano l'arte della parola, meglio della parola scritta, quindi del linguaggio scritto. Questo perché ritengono di appartenere a una categoria tutto affatto speciale, o perlomeno appartengono di fatto o ritengono di appartenere. Diciamo che ci troviamo di fronte a una specie di, come dire, dinastia dogmatica, ecco, che si autocelebra attraverso dei veri e propri atti di fede. Partendo da questo, credo che ci si muova all'interno di uno snodo assolutamente obbligato in cui autoreferenzialità e condizionamento vicendevole la fanno da padroni. Il tratto comune di questo snodo, che altrimenti non avrebbe neanche senso il mio intervento qui oggi, è per l'appunto il linguaggio e quello giuridico in particolare. Tutto ciò che afferisce a un sistema di comunicazione che appartiene al linguaggio e che mano a mano, forse soltanto anche apparentemente, si chiude in se stesso fino a formare un comparto assolutamente specifico. Come a dire che da un linguaggio comune, che è quello che sto cercando io di usare qui faticosamente, si passa a un linguaggio di genere o di settore assolutamente specifico, carico di tecnicismi, di latinismi o di sintesi a volte eccessive. Ora, approfittando del fatto che stiamo vivendo un momento storico, diciamo riformista, chiamiamolo così, la professoressa Cartabia, attraverso diciamo le sue spinte riformiste, diciamo così, che ha in qualche maniera, quantomeno sotto il profilo della dottrina processual civilistica e dell'impianto normativo del nuovo codice di rito, ha sempre più ristretto gli spazi di una oralità, per spingerci verso l'uso di un linguaggio scritto, giuridico, tecnico, sempre più soverchiante. Di certo ci stiamo muovendo in un ambito molto lontano rispetto alle più classiche teorie del Chiovenda, che invece magari privilegiava diciamo, l'oralità rispetto al linguaggio scritto. Io personalmente preferisco usare il linguaggio scritto, ma per una considerazione tutto sommato semplice. Attraverso il linguaggio scritto si riescono a cogliere meglio le declinazioni e le sfumature di una comunicazione. E probabilmente il linguaggio orale, tranne ipotesi di oratori di chiarissima fama, evidentemente tradisce. E diciamo che insieme con questa considerazione va anche detto che probabilmente persuadere, uso a bella posta l'accento, uno sdrucciolo sulla A, è probabilmente da contrapporsi a convincere. Come dire che persuadere, cioè quel procedimento attraverso cui uno garbatamente, dolcemente attrae a sé, è un po' diverso dal convincere. Cosa voglio dire? Voglio dire che il persuadere si appartiene più facilmente all'esercizio di una parola meramente orale. Il convincere invece possiede in sé requisiti di razionalità che richiedono analisi ancora più approfondite. Quindi richiedono una forza razionale che il persuadere non possiede. Alcuni amici penalisti invece ritengono che persuadere in realtà sia più efficace. Ecco perché si battono per l'affermazione di un rito in presenza, diciamola così.
Noi civilisti invece, che siamo un po' più cialtronescamente abituati alla redazione di atti difensivi, desideriamo non stare in presenza e quindi rimettere il tutto al documento scritto. Non è una novità che credo che anche forse un giurista eccelso come Calamandrei dicesse che a volte davanti alla Corte di Cassazione era inutile quasi discutere oralmente nel rito civile. Pena vedersi il primo presidente che metteva la cosiddetta mano a carciofo invitando l'avvocato a concludere. Allora, in questa prevalenza del linguaggio scritto ci sta che io preferisca indubbiamente seguire questo tipo di impostazione che non altro. È chiaro che poi qualcuno mi dirà e obietterà giustamente, ma attenzione che il persuadere si realizza meglio proprio attraverso l'arte del convincere, nell'un caso come nell'altro. Comunque parliamo di comunicazione. Quindi con questo intento parliamo della forza delle parole, quindi la forza del linguaggio e quindi anche di quel linguaggio che si articola nelle declinazioni più variegate attraverso l'uso di una o più formule linguistiche. Ora, non è certamente facile stabilire il rapporto che viene a stabilirsi tra linguaggio e atti difensivi. Non parlerò soltanto di atti difensivi, anzi probabilmente quasi per una forma di difesa verso la professione che esercito, parlerò molto più attentamente, in maniera un po' più approfondita, di atti testi applicativi che provengono dai giudici o dalla pubblica amministrazione. Citerò alcuni svolazzi, diciamo così, alcune figure contenute negli atti difensivi di noi avvocati, ma giusto per criticarli. Diciamo che quindi il linguaggio tecnico, quello giuridico, diventa una sorta di agente strutturale del nostro linguaggio, quello che poi usiamo per difendere un diritto. Nel nostro contesto, cosa accade? Possiamo affermare che lo studio del linguaggio giuridico si sposta quindi dall'oggetto lingua all'oggetto testo, cioè tutti i testi che si appartengono in genere al dominio giuridico e che quindi vanno, come già detto, dai testi normativi a quelli interpretativi e a quelli applicativi. Faccio un'altra precisazione. Io mi reputo, come ha detto qualcuno in uno scritto molto importante, mi reputo un chercheur du dimanche, cioè un ricercatore della domenica. E quindi mi scuso con tutti se non sono né un linguista e neanche un filosofo. Mi resta però una qualche forma di esperienza che metto, come dire, mio servizio, al vostro servizio, per cercare di concludere un intervento che comunque sia importante, molto faticoso. Chi mi ha preceduto, l'avvocato Varricchio, credo che mi abbia consegnato un compito, direi gravoso. Ecco, io mi trovo all'interno veramente di un meccanismo nel quale mi trovo costretto a gestire una patata molto più che bollente, ecco, la definirei ribollente, perché come vi siete già accorti, sto usando, diciamo così, dei termini assai tecnici, almeno cerco di farlo, e ripeto, pur non essendo né un filosofo né un linguista né un linguista giuridico, se vogliamo essere ancora più precisi. Ora, è chiaro che io qui non ho alcun intento educativo, non ho mai avuto intenti educativi, qui come altrove. Quello che utilizzerò mi servirà per meglio comprendere, anzi per meglio utilizzare delle chiavi di lettura che cercherò in maniera, diciamo così, non del tutto razionale, cercherò di mettere al vostro servizio. Lo farò utilizzando alcuni documenti, l'ho detto prima, sentenze, ordinanze, atti della pubblica amministrazione, atti di chi lavora per conto della pubblica amministrazione e risponde ad altri atti della pubblica amministrazione, usando un linguaggio tutto affatto particolare, anche a volte poco convincente. Vorrei anche aggiungere che il primo oggi a portare una personalissima croce sono proprio io, affetto probabilmente da una sorta di distrofia sintattica, che mi vede, come dire, qui impegnato a cercare di parlare con il pubblico che generosamente mi ascolta. Facciamo una prima notazione. Ci siamo accorti da subito, e questa è comunicazione, che il mio incipit è stato davvero fuori misura. È una mia autocritica, lo riconosco. Allora la chiamerò questa oggi una sorta di prolusione difensiva, almeno fino a questo momento.
prendo a prestito un altro genere di difesa che magari viene esercitata per scopi assai più nobili, che ne so, la medicina difensiva, che non è certamente la mia professione difensiva, che può essere paragonata a quel tipo di attività. Se dovessi recitare quindi una critica nei miei riguardi, certamente non mi risparmierei e non mi risparmio. Chiarisco però che mi muovo in uno stato probabilmente troppo prolisso e so bene che, per esempio, alla Corte di Cassazione questo non farebbe affatto piacere. Confido però di chiudere questo mio intervento in meno di 20 pagine e non sono così oppresso dalla, come dire, frenesia di chiudere a tutti i costi, come ci viene consigliato a volte, almeno dal 2016, dalla Corte di Cassazione, quando ci dice dovete scrivere in meno di 20 pagine. Per fortuna non ho l'oppressione, ho l'ossessione di essere, come dire, condizionato da una sorta di autosufficienza del ricorso, anzi meglio, di autosufficienza del discorso. Non ho in questo momento giudici, se non la platea che generosamente mi ascolta. Tornando a noi, quindi tornando in questi ranghi, il linguaggio giuridico allora appartiene certamente a un linguaggio speciale, che è differente dal linguaggio comune e per alcuni studiosi assume la connotazione di lingua di categoria o linguaggio di settore. Credo che a volerlo definire tout court linguaggio speciale, in realtà non facciamo un grande favore al linguaggio giuridico, ma perché in realtà così facendo dimentichiamo la sua stessa matrice, che è la matrice di tutti i linguaggi, di tutte le forme di comunicazione, e cioè del linguaggio comune. L'unica cosa che fa il linguaggio giuridico è quello di servirsi, come ho detto prima, di espressioni tecniche. Adesso ho detto espressioni tecniche, prima, a mo' di critica, ho parlato di tecnicismi, che è, come dire, un'accezione negativa dell'espressione tecnica che noi avvocati siamo abituati ad usare e lo facciamo perché effettivamente il diritto è pieno di espressioni tecniche, quantomeno per esigenze di brevità, per esigenze di sintesi. Ad ogni modo, e questo è certo, il linguaggio giuridico, lo ripeto, il linguaggio comune, si appartiene al novero generalissimo della comunicazione. E direi che attraverso questa forma di comunicazione rafforza i criteri dell'esperienza umana, del vivere comune, cioè il diritto e il linguaggio giuridico, che ne è parte preponderante, nasce da un linguaggio comune, lo rielabora per trasformarlo in norma, in ordinanza, in provvedimento, ma la base su cui si fonda il linguaggio giuridico non può che essere il linguaggio comune, che è quello fondato sulle esperienze del vivere comune. La nostra Carta Costituzionale nasce dall'esperienza sociale, nasce dal nostro vivere comune. Il nostro contratto sociale, trasfuso nella Carta Costituzionale, nasce esattamente dall'esigenza di trasformare atti o fatti dell'esperienza umana, del vivere civile, all'interno della Carta Costituzionale, quantomeno con riferimento, diciamo, ai primi 10-12 articoli della Carta Costituzionale, quando leggiamo e impariamo dei diritti fondamentali della persona umana, dell'individuo, e persino dell'articolo 12 che parla dei colori della bandiera italiana. Cioè parliamo effettivamente di un vivere comune, quindi di un linguaggio comune. Altro aspetto che non va trascurato nell'ambito di questa velocissima analisi è che il linguaggio giuridico è comunque, l'ho detto prima, lo ripeto, un linguaggio tecnico. Ed è il linguaggio che si appartiene a chi? Al giurisperito, cioè a colui il quale è depositario di un sapere. Però dicendo questo, depositario di un sapere, in realtà stiamo creando una categoria che si allontana di molto dal linguaggio comune e quindi gli riconosciamo una sorta di, come ho detto prima, di appartenenza a un dogma, a un atto di fede, un po' come ricordare il giurisperito che veste i panni sacerdotali del saggio, del sapiente, che quindi comunque pontifica e quindi comunque si erge al di sopra, diciamo, della massa, dell'uomo. In realtà poi ci accorgeremo alla fine di questo intervento, lo dirò in maniera più chiara, che il linguaggio giuridico non può che appartenere a criteri di democrazia, di solidarietà, per essere accettato da tutti. Principalmente deve essere compreso. Ed è un'operazione di onestà intellettuale da parte di tutti coloro i quali
svolgono una funzione nell'ambito del mondo variegato del diritto e della giustizia. Consentire a tutti di partecipare democraticamente al, diciamo così, genericamente al diritto con la D maiuscola, non alle leggi, non alle norme, ma al diritto. Ovviamente però non condivido l'impostazione di qualcuno che a proposito del, diciamo, del rapporto intercorrente tra linguaggio comune e linguaggio giuridico utilizza, come posso dire, una sorta di determinismo lineare in base al quale per passare a B occorre necessariamente muovere da A. È determinismo lineare molto semplice, perché in realtà così facendo ci si scorda, a parte che si tradisce un linguaggio comune che è molto articolato, ma ci si scorda che per passare a B da A, magari si può passare da A con 1, A con 2, A con 3, A con N, cioè passare attraverso le infinite e variegate declinazioni di qualunque forma di comunicazione, qualunque forma di linguaggio. Quindi è vero che il rapporto, la interconnessione che esiste tra linguaggio comune e linguaggio giuridico c'è e deve esserci, ma è anche vero che minimizzare il tutto e quindi ridurre a determinismo lineare il passaggio tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, come dicevo prima, da A a B, è fin troppo facile, è eccessivamente semplicistico. D'altro canto, se noi pensiamo a come viene elaborata una norma, è evidente che la norma, espressione, diciamo, di un linguaggio giuridico, si modella su fatti o anche non fatti, su percezioni, su sensazioni. E questi sono frutto poi di azioni o pensieri del vivere comune. E se questo è vero che quelle percezioni e quelle sensazioni possono essere fatti oggetto di analisi del mondo giuridico e quindi del linguaggio giuridico. Dunque, perché negare al linguaggio comune, a meglio, al rapporto tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, una connessione articolata? Perché questa poi è in rerum natura, è nei fatti. E dunque, linguaggio comune e linguaggio giuridico, in un rapporto di stretta connessione, non possono che prevedere le varie sfumature di qualunque fatto o atto che si appartiene al vivere dei consociati. Il diritto, poi, alla fine della fiera, si occupa di tutto ciò. Sia pure con ritardo rispetto ad altri criteri di comunicazione tra i consociati, e mi riferisco ad esempio alle relazioni commerciali o economiche o finanziarie tra gli individui, noi sappiamo che il diritto arriva sempre un po' dopo a regolamentare ciò che è stato già attuato in via di fatto nell'ambito delle relazioni commerciali tra gli individui. E quindi comunque sia, abbraccia o cerca di farlo quantomeno le relazioni tra gli uomini. E se io dico relazioni fra gli uomini non posso non considerare un enorme variegato mondo di atti o fatti attraverso i quali il linguaggio si consuma e si realizza. E in questo rapporto, linguaggio comune e linguaggio giuridico, non può che trovarsi una splendida complessità di relazioni. Come scrive esattamente un giurista da noi tutti conosciuto per motivi diversi da quello del diritto, Giuseppe Conte, a proposito di linguaggio, perché si è occupato anche lui di linguaggio, attraverso uno scritto che devo dire in parte ha richiamato alcuni aspetti contenuti nel libro citato all'inizio, sia di Bice Mortara Garavelli che di Sposito Sposito, dice esattamente che il linguaggio giuridico adoperato dagli operatori pratici, ma anche formalizzato sul piano legislativo, appare tributario di usi linguistici e pratiche espressive che rivelano un più elevato tasso tecnico. Alla fine, attraverso parole un po' più complesse, si arriva a dire la medesima cosa, cioè si passa sempre da un linguaggio comune per arrivare a un linguaggio giuridico, cioè non esiste un linguaggio giuridico che gravita su un universo mondo inserito in un cloud, una nuvola che non ha poi una diretta rilevanza nell'ambito del vivere comune. Quindi allargando quindi l'analisi delle infinite interrelazioni e applicazioni della comunicazione, quindi della comunicazione tra gli individui, si arriva persino a dover dire, a dover ammettere che persino il linguaggio giuridico viene a trovarsi in una forma di inquinamento rispetto a un linguaggio comune che magari non appartiene alla nostra nazione. E mi riferisco ovviamente all'uso di termini giuridici che sono entrati a gamba tesa, a viva forza nel nostro ordinamento, e quindi utilizzando espressioni straniere del vivere comune le ritroviamo nel nostro linguaggio giuridico. Si pensi ad esempio al diritto commerciale, al diritto marittimo,
o che ne so, nel diritto bancario, nell'ambito finanziario. Usiamo delle espressioni oramai anglosassoni, per lo più anglosassoni, che vengono poi utilizzate a volte bene, a volte male, nel nostro linguaggio giuridico. Quindi ribadisco, è inevitabile trovare una radice fondante del linguaggio giuridico nel linguaggio comune. Ed è tanto vero che persino una lingua straniera, nascente da un linguaggio comune straniero, viene trasfusa in testi di linguaggio giuridico italiano. Ora, nell'ambito di questa linguistica giuridica, un piccolo, se non inesistente spazio viene riservato agli scritti difensivi degli avvocati. Non è un lamento, è una vera e propria protesta. Di solito, per quanto già detto, gli scritti difensivi, appunto, si appartengono al novero dei cosiddetti testi applicativi, ma poca attenzione viene riservata loro. È probabile che vengano considerati dei sottotipi linguistici, secondo un'accezione non del tutto garbata. È inutile citare Azzeccagarbugli di manzoniana memoria, però più o meno ci muoviamo in questo ambito. Magari questa considerazione, diciamo così, amara, non appartiene a tutti gli scritti di tutti quanti gli avvocati, ma secondo un mio modestissimo parere, alcune letture in questo mondo variegato mi spingono a pensare che si tratti non di analisi su scritti difensivi, ma di scritti intorno a scritti difensivi. E quindi comunque si arriva a letture di solito assolutamente negative. Perché sarà il frutto probabilmente di talune atipicità delle nostre produzioni, dei nostri documenti, o il frutto di verità assolute intorno a una certa forma di prosa ribollente, ridondante. Quel che è certo è che in linea di massima, allorché si procede all'analisi degli atti difensivi degli avvocati, lo si fa curando di criticare aspramente gli scritti difensivi. Apro una parentesi, i primi a criticare i nostri scritti difensivi, manco a dirlo, siamo noi. Diciamo che generalmente l'attenzione degli studiosi viene, come dire, orientata verso l'uso di forme stereotipiche, che adesso dirò, che tutti noi conosciamo, formule di stile, tecnicismi lessicali, magari non sempre azzeccati, a volte scivoliamo in qualche anacoluto, ma è un altro discorso, non è linguistica giuridica, è proprio errore marchiano, o consecutio che saltano, errore marchiano. Complessi, diciamo, che vengono definiti complessi comunicazionali fonici connettivi, cioè uso improprio di strumenti di scrittura che non fanno altro che, come detto prima, far ribollire uno scritto senza aggiungere poi un risultato concreto. Sono degli orpelli, avverbi a profusione, congiunzioni non ne parliamo. Quindi assistiamo a tanti ma, sempre, sopra, infatti, a che e a perciò che. Per la verità, perciò che l'ho trovato in qualche sentenza della Cassazione. E comunque elementi che i linguisti definiscono anaforici. L'anaforia che cos'è? Una figura retorica, no? È una figura retorica in base alla quale si ripete un concetto che magari era stato già adoperato. E lo si fa perché bisogna rafforzare una tesi, e mostrare a chi ci leggerà, il nostro attento lettore, di solito appunto un magistrato, che la nostra tesi è migliore, è più buona, e quindi io devo rafforzare con lo stesso concetto il concetto che ho appena espresso. È evidente che tutto ciò non può che portare a quei giudizi negativi di cui parlavo prima. Le memorie nostre difensive, diciamolo, ancora oggi, forse sempre meno, contengono, come dire, meglio, richiamano in maniera eccessiva vecchi brocardi, vecchie massime. E qui però vorrei fare una notazione. Se io dico vecchi brocardi antiche massime, ho usato un'espressione anaforica. Lo ammetto, ho utilizzato la stessa espressione per dire la stessa cosa con parole diverse. Non è consentito, non bisognerebbe farlo. Però il primo a farlo sono io. Mi assumo questa responsabilità.
con un po' di onestà intellettuale, quindi dovremmo cominciare, come dire, a pensare che però talune ricerche linguistiche magari si spingono un po' oltre, superano questa linea Maginot e vanno, come dire, a indagare su altre produzioni, su altri testi, quindi sempre applicativi, che però non riguardano più le attività degli avvocati, gli atti difensivi degli avvocati. Si riferiscono, per esempio, anche a testi della pubblica amministrazione, testi legislativi in quanto normativi, testi della dottrina in quanto interpretativi, oppure i testi applicativi in quanto sentenze. A proposito di testi interpretativi, vorrei leggere un periodo contenuto in un testo interpretativo di un giurista, non farò nomi. La lettura inizia con virgolette. La competenza linguistica si coniuga alla conoscenza giuridica e la padronanza dell'un sapere giova anche ai fini dell'altro sapere. Punto. In caso di violazione di un dovere deontico scatta la regola di responsabilità. In caso di violazione di un dovere anancastico avremo un atto invalido. Chiarisco. Il dovere deontico è quasi una ripetizione, no? Perché è il dovere. Quello anancastico ha creato qualche problema. Dice, ma che l'anancastico è ciò che regge la struttura del mondo, che in questo caso crea l'invalidità di un atto. Ecco, però io ho dato la spiegazione, ho dovuto ricercare una spiegazione, però quello che ho letto prima è un testo interpretativo ed è un testo destinato a una lettura e quindi a una comprensione, quindi a una comprensione democratica di un testo. Continuo. Ciò che accomuna le regole anancastiche, quelle anancastico-costitutive, la loro natura ipotetica, sono norme che devono soddisfare solo se voglio raggiungere un certo fine, indicano una situazione del tipo se vuoi A devi fare B. Ricordate la mia critica sul determinismo lineare. Ma se non si vuole A, B non è un obbligo. Abbiamo a che fare con l'ontologia sociale, oggetti la cui esistenza dipende dagli esseri umani, come parlano e come agiscono. Insomma, io ho avuto qualche difficoltà a comprendere il testo. Forse, però a ben vedere chi decide di scrivere su simili argomenti, anche meglio, chi decide di scrivere su simili argomenti non resiste alla tentazione di scivolare nella incomprensibilità di un testo. Tornando a noi avvocati, va detto che solitamente, con una sorta di permalosità tipica di chi svolge questa professione, noi tendiamo a giustificare l'uso di talune espressioni eccessivamente abbellite da ripetizioni o frasi, appunto, contenenti ripetizioni. La prima cosa che ci raccontiamo è che si tratta di un linguaggio tecnico e che quindi necessita di latinismi, massime e roba del genere. Vorrei sottolineare però che accanto a necessarie forme di sintesi, alcuni tecnicismi, come dicevo prima, possono essere assolutamente tralasciato. Vengo a un altro rapido esempio per non scivolare anch'io nella pomposità di cui ho appena finito di parlare. Tutti quanti noi ci siamo imbattuti in una tipica espressione di chiusura contenuta nei nostri atti difensivi. Ne trovano, ma sempre meno, però ancora ce ne trovano. Mi riferisco alla notissima espressione salvezze illimitate o ancora salvis iuribus. Ancora oggi io mi domando a cosa possa servire questo assai poco delizioso abbellimento. Una riflessione che svolgo anche in considerazione del fatto che, come poco fa ho sottolineato, la scansione così rigida della tempistica processuale, esaltata anche dalla riforma Cartabia, impone al difensore, quantomeno nel rito processuale civilistico, di osservare termini precisi, inquadrati nel contesto di un codice di rito. In altri termini, ma forse sbaglio del tutto, a cosa serve scrivere a chiusura di un atto difensivo salvezze e per giunta illimitate? Mi spiego, se un termine, una facoltà, una qualunque cosa, un atto, un deposito aggiuntivo mi è consentito dal rito che sto seguendo, a cosa serve scrivere salvis iuribus? Se al contrario invece non potrò più usare una certa attività, non so, perché un termine è espirato. Forse scrivere che mi riservo di salvarmi e mi si passi il termine per tornare al caso del termine espirato mi rimette in termini? Chiaro che è una domanda retorica, la risposta non può che essere negativa, ma probabilmente possiamo anche dubitare della bontà di questa mia riflessione. Però diciamo che oltre al dubbio,
diversi linguistici o dei tecnicismi adoperati, diciamo i cosiddetti collaterali, che in quanto tali possono sempre essere diciamo eliminati e sostituiti da più snelle espressioni. Quindi oltre al dubbio diversi è pieno il diritto. Il diritto è il mondo del dubbio, ma ce n'è per tutti. Anche la Corte di Cassazione non va esente da censure. Premetto, nella relazione conclusiva del 1° dicembre 2016, una sintesi di un dibattito portato avanti in più sedi e su più fronti, la Corte di Cassazione chiedeva una sinteticità della forma, capacità di raggiungere un'espressione essenziale con contenuti selezionati. Parlavano di livelli morfosintattici, tirando fuori una sorta di decalogo, e cioè, leggo, spezzare i periodi sovraestesi, massimo 20-25 parole, limitare il ricorso a incisi e parentetiche, evitare, non parliamo delle parentesi quadre, eccetera, evitare l'eccesso di subordinati, soprattutto quelle implicite, usare più proposizioni esplicite con verbi finiti, cioè di modo finito, limitare l'uso di proposizioni implicite con modi non finiti, participi presenti e passati, gerundi e infiniti. Questo accadeva nel 2016. Do lettura di una pronuncia delle sezioni unite penali della Cassazione del 2002. Leggo. 2002, quindi un po' prima. Dallo schema condizionalistico integrato dal criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche sono state sottolineate da un lato la portata tipizzante in ossequio alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità penale e di personalità della stessa e dall'altro nell'ambito delle fattispecie causalmente orientate la funzione selettiva delle condotte rilevanti e perciò delimitativa dell'area dell'illecito penale, superato quell'orientamento che si sostanzia in pratica nella volatilizzazione del nesso eziologico, il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla sezione rimettente verte a ben vedere sui criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, domandandosi quale sia il grado di probabilità richiesto quanto all'efficacia impeditiva e salvifica del comportamento alternativo omesso ma supposto come realizzato rispetto al singolo evento lesivo, non è messo dunque in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, bensì la sua concreta verificabilità processuale. Cassazione, sezioni unite. Io noto un eccesso di subordinate e noto che c'è un problema, quello che i linguisti chiamano il problema del cosiddetto recupero dell'antecedente, cioè ci siamo persi i pronomi, non sappiamo qual è il nome da cui si è partiti, quindi, anzi direi quasi nostalgia dell'antecedente. Scusate, ne dico un'altra, perché è giusto anche criticarci in quanto avvocati, ma criticare chi critica, meglio, chi ci giudica. Questa è un po' più datata, sempre le sezioni penali. La Corte d'Assise, che peraltro assolse Tizio dalla pena evocato delitto di sequestro di persona, non ritenendo che tale accusa avesse un convincente supporto, essendo a ritenere che la Tizia, ospite nel suo paese di un orfanotrofio, si fosse indotta a seguire Tizio in Italia per la prospettazione fatale di una possibilità di vita migliore, ricostruiva i fatti ritenuti producenti del convincimento di retà ex articolo 600-602 codice penale, opinando nell'apprezzamento dell'attendibilità dei termini di fatto di rilievo che si sono ricordati sopra, quando si è riferito circa il contesto accusatorio a cui attiene la regiudicanda, che si fosse trattato di una situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso da un luogo ad un altro, da Acilia e Tor Vaianica, da un padrone all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta. Io mi sono stancato a leggere. È chiaro che tutte le interpunzioni, i segni grafici, i contenuti, ho cercato di rispettarli. Probabilmente non ci sono riusciti. Qual è la considerazione? Qual è la notazione? Si tratta di un unico periodo composto da 137 parole. Mi verrebbe da dire alla faccia della raccomandata brevità e sintesi, ma evidentemente ci muoviamo in un'epoca di molto anteriore alle raccomandazioni della Corte di Cassazione del 2016. Però se
avete la pazienza di ascoltarmi, ho rintracciato invece una proposta di, come dire, riscrittura del testo appena, che ho appena letto. Vediamo come poteva essere meglio acconciato. Non è opera mia. La Corte d'Assise assolse Tizio dal delitto di sequestro di persona appena evocato, poiché non riteneva che tale accusa avesse un supporto convincente. Punto. Riteneva invece che Tizia, ospite nel suo paese, presso un orfanotrofio, fosse stata indotta a seguire Tizio in Italia, poiché le era stata prospettata la possibilità di una vita migliore. Punto. La Corte d'Assise ricostruiva i fatti che avevano prodotto il convincimento di reità e che avevano convinto sulla reità ex articolo 600 e 602 del codice penale. Punto. Apprezzava l'attendibilità di termini di fatto, di rilievo, eccetera, eccetera. A chiusura. Opinava tuttavia che si fosse trattato di una situazione di completa riduzione di una persona umana a livello di cosa, eccetera, eccetera. Punto. Chi ha curato la riscrittura, credetemi, per contratto, ha utilizzato quattro periodi e circa 46 parole, meglio, da 25 a 46 parole. Quindi è possibile anche che all'interno di un sistema, tra virgolette, linguaggio giuridico, persino le sezioni unite della Corte di Cassazione seguano le proprie indicazioni. Io mi auguro che dal 2016 in poi ciò sia effettivamente avvenuto. In disparte una brevissima considerazione. Ad aprile del 2023, credo le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno prodotto una sentenza il cui solo dispositivo è di circa tre pagine, una sorta di decalogo. Ma non è il momento di parlare, non è questa l'occasione per parlare di questa sentenza che è stata fatta oggetto di critiche in sede appunto di testo interpretativo, cioè i soggetti che hanno, come dire, prodotto note, le cosiddette note a sentenza. Noi avvocati, ritorno, noi avvocati, allorché produciamo i nostri atti, produciamo eccezioni, deduzioni, parliamo di meri espedienti, accorgimenti defatigatori con la doppia I finale. Comunque le difese avversarie risultano prive di pregio, destituite di fondamento, inconferenti, pretestuose, gratuite, strumentali, infondate, apodittiche e ultronee. È il nostro modo di scrivere. Possiamo sfoltirlo, eh? E ogni affermazione in fatto usata dalla controparte correlativamente diventa fantasiosa, inverosimile. E in ogni caso le deduzioni delle allegazioni avversarie sono sempre presunte, asserite, pretese, quando non ipotizzate il nulla. A voler tacere del tutto sull'uso eccessivo di variegati segni di interpunzione, punti esclamativi, punti di domanda, punti esclamativi fra parentesi, punti di domanda fra parentesi, o uso di paroline latine fra parentesi con punto esclamativo, il famoso sic. Il così, come se chi ci legge abbia l'incontenibile bisogno di sentire questa tensione emotiva che si esprime attraverso interpunzioni. Io personalmente odio l'uso dei punti esclamativi e penso, come dire, di essere avviato sul percorso, diciamo, disintossicante della mia personalissima igiene giuridica. Quindi bisogna ammetterlo. Buona parte degli scritti difensivi, non tutti, buona parte degli scritti difensivi di noi avvocati dovrebbero essere sottoposti a una seria operazione, rigorosa operazione di igiene linguistica e quindi probabilmente finirebbero per essere sfoltiti insieme agli avvocati, io aggiungo anche chi produce sentenze, provvedimenti giurisdizionali, atti più o meno della pubblica amministrazione e quant'altro. Diciamolo, l'uso di queste espressioni ridondanti, come ho detto prima, ribollenti, no? Non giova all'esercizio della professione. Semmai la fa precipitare in, come dire, in un alveo, direi, cinematografico, filmico, un po' come quando Vittorio De Sica difendeva le maggiorate, in film, diciamo, degli anni 50. Insomma, dobbiamo affermare alla fine della fiera che esiste, ed è un dato di fatto, sicuramente una specialità necessaria del linguaggio giuridico, questo è indiscutibile. Ma esiste anche una specialità del linguaggio giuridico assolutamente non necessaria, che è quell'abbellimento, quell'artificio del linguaggio che usiamo, non si capisce bene perché.
In realtà lo si capisce bene perché, perché tutti noi, i magistrati, i dirigenti della pubblica amministrazione con le loro splendide determine, proveniamo da una stessa formazione e da quella formazione ne veniamo fuori a volte, diciamo così, un po' claudicanti quanto all'uso della lingua, della forma. Però è anche vero, perché altrimenti il mio intervento è veramente amarissimo, che non tutto va criticato e non tutto va eliminato. Dobbiamo pareggiare i conti. Ho parlato di noi avvocati, ho parlato dei magistrati e devo parlare della pubblica amministrazione, che in questo, diciamo, esame tripartito svolge un ruolo altrettanto fondamentale. Per chi si occupa di diritto amministrativo sa perfettamente qual è il linguaggio che viene usato dalla pubblica amministrazione. Magari anche nei comparti specifici della pubblica amministrazione, che so, penso al diritto tributario, dove anche lì si sprecano termini, diciamo così, a volte, che a volte con la lingua italiana poco o nulla hanno a che fare. Leggiamo come esempio, perché bisogna pareggiare i conti, un atto di diffida scritto da un dirigente di un settore urbanistico. Leggo: stante quanto innanzi considerato, si ravvisa la necessità di specifici accertamenti da parte di questo settore in ordine agli atti impugnati. Si evidenzia che la presente richiesta viene avanzata al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri regionali in via sostitutiva per l'annullamento di atti comunali prospettati dalla ricorrente come illegittimi. Io ho capito quello che vuole dire il solerte funzionario, ma probabilmente avrebbe potuto rendere più snello il provvedimento. Forse qualcuno gli ha insegnato che l'attività provvedimentale della pubblica amministrazione, preceduta da una serie di attività procedimentale, deve seguire esattamente questo ritmo, questa melodia narrativa. Così come altro consulente, meglio dirigente di un settore urbanistico, dice: un esame ancora più approfondito ha posto in evidenza l'esistenza dell'osservazione prodotta dai signori proprietari che hanno lamentato a suo tempo la mancata inclusione. A questi testi, però, prodotti dai funzionari della pubblica amministrazione, fanno da contraltare produzioni da parte della dottrina. Vado un po' per sintesi, per salto. Alla tutela meramente conservativa, questo è un professore, alla tutela meramente conservativa e rigidamente diretta a garantire la conservazione fisica dei beni culturali, si è affiancata una tutela di valorizzazione volta a promuovere il miglioramento dello stato fisico dei beni, nonché delle relative condizioni di fruibilità e di accessibilità. La relativa incidenza limitativa più o meno privativa di poteri annessi a diritti personali del proprietario dell'area adiacente all'immobile oggetto di tutela si risolve nell'emanazione di ordini che eventualmente possono imporre anche obblighi di fare e non è priva di una giustificazione normativa testuale ove si consideri l'elasticità del termine integrità, tra virgolette. Meno male, ha messo il termine integrità, tra virgolette. Qua dico, ho capito poco. Non posso fare a meno di citare nel più completo anonimato un ultimissimo esempio, quindi smetterò di annoiarvi, anche un po' per alleggerire, diciamo così, questo intervento, scritto da un appartenente a un comparto della pubblica amministrazione che pensa bene di rispondere con delle sue personalissime osservazioni a un invito rivoltogli da altro comparto della pubblica amministrazione. Quindi parliamo di linguaggi, testi applicativi, in questo caso, svolti tra comparti differenti della pubblica amministrazione. Leggo la risposta perché l'invito era, lo troveremo qua nella risposta. La missiva, benché formulata con l'elegante clausola di stile virgolette, si invita a produrre la documentazione. Questo era l'invito. Si invita a produrre la documentazione. La risposta. La missiva, benché formulata con l'elegante clausola di stile, configura una richiesta pretestuosa e vessatoria che verrà sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria, poiché lesiva nella forma e nel merito anche della riservatezza della corrispondenza destinata allo scrivente per le modalità suddette con cui è pervenuta all'interessato. Salto. Inoltre, essa è affetta da vizio assoluto di attribuzione, in quanto richiede all'assegnatario la produzione di documentazione riguardante il sinallagma contrattuale di natura privata e civilistica derivanti da attività, abitudini e stili di vita privati riservati che si svolgono all'interno delle mura domestiche del domicilio privato di un libero cittadino. Tutto ciò premesso, l'articolo 1,4 legge bilancio 2018 ha introdotto una riforma dei termini di prescrizione in materia di consumi, per cui per le bollette dell'acqua il termine di prescrizione è ridotto da 5 a 2 anni, i documenti riferiti ai consumi idrici a far data dal si prescrivono in 2 anni, come se le bollette dell'acqua fossero soggette a prescrizione. Quindi non
il fatto che un diritto è soggetto eventualmente a prescrizione, ma la bolletta in quanto documento testuale è soggetto a prescrizione. È un linguaggio questo, anche per carità di Dio. Pertanto, avendo perso rilevanza giuridica, valore legale, in assenza di contenzioso tra le parti contrattuali, non vi è più alcuna ragione logica e giuridica per il privato cittadino di conservare, questo è bello, produrre, esibire, depositare, soprattutto vedersi richiedere, oltre i termini prescritti, la documentazione idrica dei consumi nella propria privata dimora, come da voi indicata, se non per finalità. È bellissimo, questa è poesia. Per finalità nostalgiche, affettive o di collezionismo, scevre dal presente procedimento amministrativo, essendo divenuta a tutt'oggi carta straccia, tutta una parola. Un po' come la lettera famosa, oggetto di, come dire, lezioni presso scuole di cinema americane, Totò e Peppino. Tutta una parola, carta straccia. Inutile dire che tutti i periodi variamente usati sono assai lunghi, scusate, ma sono assai poco efficaci. Come sostiene giustamente Roberta Colonna Dalman in un suo intervento dal titolo Specialità del linguaggio giuridico italiano, e qui torniamo al vero punto, occorre necessariamente accostare il linguaggio giuridico al linguaggio comune. Vi è un rapporto indissolubile tra l'uno e l'altro. L'uno non può che perfezionarsi attraverso l'altro, che è creare per forza una partizione, una divisione tra l'uno e l'altro linguaggio, finisce per farci riprecipitare in quella immagine dei sacerdoti del diritto che invece vogliamo assolutamente evitare, fuggire, anche perché noi siamo, come dire, i portatori sani della espressione democratica del nostro paese. Siamo noi che portiamo, avanziamo istanze di partecipazione, di democrazia, cerchiamo, come dire, di innovare sia il linguaggio giuridico che il diritto stesso. Chi ci giudica aspetta che noi proponiamo istanze. Tra un po' finito, voglio soltanto dire che nell'ambito di questo compito gravosissimo non posso prescindere da un argomento che inevitabilmente riguarda il nostro vivere comune. Quello che il sociologo coreano Han definisce le non cose. Mi riferisco all'intelligenza artificiale, perché entra anch'essa a gamba tesa nel nostro vivere comune. Lo faccio quantomeno con riferimento al problema più specifico della comunicazione, quindi anche del linguaggio, perché anche l'intelligenza artificiale utilizza o utilizzerà un determinato linguaggio. È assai verosimile che il linguaggio che verrà utilizzato da questo, tra virgolette, mostro, che poi mostro non è, sarà un linguaggio molto più rapido, molto più veloce, un linguaggio di sintesi, un linguaggio tra macchine, tra strumenti. Ed è un linguaggio che è chiamato ad esprimersi per conto, ovvero al posto degli esseri umani. Mi riferisco sostanzialmente a quello strumento che si chiama algoritmo, che è lo strumento che serve alla realizzazione del disegno dell'intelligenza artificiale. È noto che da qualche tempo in Francia è stato elaborato un sistema che si chiama Justice Predictive, cioè giustizia predittiva, che è stato messo a punto ed è per, come dire, diciamo, sostituirsi allo studio di testi giuridici fino ad arrivare probabilmente alla produzione di pronunce giurisdizionali. Sappiamo che esistono dei sistemi già in uso negli Stati Uniti, che sono quelli del riconoscimento facciale, che vengono utilizzati per individuare sulla base di determinati dati inseriti all'interno del, chiamiamolo, del computer, diciamo così, in base al quale l'algoritmo riesce a riconoscere se uno appartiene o meno, non lo so, a un tipo delinquente o a un delinquente tipo. Ma ricordo cose che venivano studiate all'epoca del diritto penale sostanziale, si parlava allora di fisionomica. Probabilmente è il ritorno della fisionomica. Ora, il linguaggio che l'intelligenza artificiale è chiamata ad operare, e non so quali stilemi è destinata a utilizzare. Ma, come dicevo prima, è probabile che utilizzerà un linguaggio di sintesi più sintetico possibile. Insomma, è probabile, è verosimile, che utilizzerà una sorta di scritti improntati alla velocità. Ma, volendo usare un ossimoro, o ossimoro, come alcuni dicono, scritti elaborati con fretta, ma lentamente.
Si spera allora che l'uso dell'intelligenza artificiale rispetti un principio cardine che deve accompagnarci, che è questo: le parole non devono ingannarci. Vero. Ma chi controlla chi? Tempo fa, ma diciamo forse nel 2019, ho avuto modo di scrivere su una rivista Ora Legale qualcosa a proposito dell'algoritmo. Allora dicevo che se dovessi immaginare un possibile algoritmo capace di fungere da supercatalizzatore dell'idiota più veloce del mondo, cioè il computer, cioè la macchina tecnologicamente più rapida, non posso che immaginarlo secondo una visione assolutamente antropomorfa. Se dico questo, ho già commesso un errore. Io sto parlando di macchine, non sto parlando di cyborg. A parte che non temo l'esistenza di cyborg che dal futuro verranno a sterminarci tutti quanti. Perciò, se di intelligenza artificiale è giusto parlarne, ma è giusto parlarne in un ambito, come dire, tra virgolette, di artificialità, che nulla ha a che vedere ovviamente con l'essere umano. E quindi l'intelligenza artificiale, se e quando entrerà a pieno titolo nel nostro vivere comune, non andrà mai confusa con l'intelligenza umana. Ora, c'è da domandarsi in questo scenario futuro, prossimo 21, se queste macchine che analizzeranno in maniera fredda un caso saranno poi chiamate a deciderlo. Ma se questo accadrà, bisogna anche domandarsi una cosa. Cosa servono i giudici a questo punto? Cosa servono i giudici? La risposta è obbligata: a nulla, perché verranno sostituiti. È evidente che è un'iperbole. Però noi avvocati che fine facciamo? Rischiamo di annichilirci di fronte a una macchina super veloce, ancorché idiota, ma sempre super veloce? Ovvero abbiamo l'occasione per innalzare il nostro livello di intellettualità, troppe volte calpestata, e quindi riappropriarci di una funzione che è nostra, che è quella di parlare di diritti, emozionandoci ed emozionando chi è destinato ad ascoltarci. E forse attraverso questo, diciamo, scambio dialettico immaginifico tra noi e il super idiota velocissimo, probabilmente noi eleveremo il nostro profilo intellettuale attraverso una comunicazione, attraverso un nostro linguaggio giuridico, per carità. Alla fine della fiera, ancora una volta, stiamo parlando ancora e sempre di linguaggio. Ora, il timore che poi questa macchina super veloce possa distruggere l'umanità intera è un timore, secondo me, del tutto infondato. La ragione sta in una considerazione veramente minimale. La macchina, per come la vedo io, per come la vedono gli studiosi di intelligenza artificiale, esiste in un ambito, come dire, di valutazione neutra. La macchina è una cosa neutra, che quindi non soffre delle emozioni dell'essere umano, delle pulsioni dell'essere umano. È un po' come noi tantissimi anni fa potevamo avere, come dire, un pensiero assolutamente neutro nei confronti di una formica che ci passava vicino alla scarpa, o di una bella orata infilata nel forno con le olive. Cioè, è uguale. Cioè, la macchina ha questo tipo di atteggiamento nei confronti dell'essere umano perché non è un essere umano. E quindi dico, come ho detto prima, non posso immaginare un futuro in cui la comunicazione è gestita da un cyborg che viene dal futuro e ci distrugge tutti quanti. Quantomeno per il solo fatto che è assolutamente indifferente all'esistenza stessa dell'essere umano. Il vero guaio è un altro. Occorre oggi comprendere sino a che punto una macchina, per quanto stupidamente veloce, possa usare un linguaggio umano per realizzare concettualizzazioni astratte di qualunque atto, fatto o fenomeno che riguarda l'umano vivere. Io questo non so se potrà mai accadere. Ovviamente una problematica a me molto cara è rappresentata dal diritto, come dicevo prima, con la D maiuscola, e delle multiformi concettualizzazioni che il diritto è destinato a esaminare, indagare, interpretare e risolvere. In questo variegato mondo di contrapposizioni dialettiche tra uomo e macchina, la vera domanda da porsi è: chi è chiamato a validare i requisiti di efficienza e di risposta della supermacchina primitiva?
domanda che oggi non ha alcuna risposta. Mi verrebbe quasi da citare Saramago, che nelle intermittenze della morte diceva: da quel momento non morì più nessuno, cioè proprio perché abbiamo fatto tabula rasa del genere umano. Allora concludo, qui veramente concludo, con un pensiero un po' amaro. La tentazione di non farsi capire per varie ragioni è sempre fortissima. Ed è una sorta di, voglio usare un'espressione cara ai penalisti, di legittima difesa anticipata, ma è una risposta buonista. È invece una sorta di ignoranza di ritorno ed è una risposta assai più realista o realistica. A voi e a noi la scelta. Vi ringrazio. Mi hai emozionato, se questo può essere uno stimolo. Qualche giorno fa c'era un articolo del professor Greco sull'intelligenza artificiale e lui parlava anche di una comunicazione empatica. E quindi lo stimolo di questo approfondimento di oggi è proprio questa tua conclusione, questo uscire dalla zona di comfort, che è un altro modo di parlare comune ormai, sì, però è questo che vogliamo ed è questo a cui siamo chiamati adesso. Ok, al prossimo appuntamento. Grazie, Grazie a te. grazie. Buon pomeriggio a tutti. Ma non so chiudere. Ecco, un limite è quello di non creare relazioni tramite questo strumento. Lo lasciamo un po'.